Hello. Hello, my friends. How are you? Welcome to my home. Whew. Che settimana. Welcome to my home. It's good to be back home and it's good to be in diretta per vedervi dal vivo. I hope you're well. I hope you're well. Una bellissima settimana. I hope you can hear me. Can you hear me? Can you hear me okay? Let me know. Qualcuno mi scrive yes e vado avanti, vi racconto un po' di idea per oggi. Se qualcuno mi scrive yes, solo per essere sicuro, perché ho riattaccato il microfono. 1, 2, 3, 4, mi sentite? I hope. So yeah, I just wanted to talk to you about the week. Volevo parlarvi della settimana, che ho visto, dove sono andato, farvi vedere un po' di backstage, un po' di videos che non erano nei episodes. Noemi is present. Hello. Yes, you can hear me. That's perfect. Thank you very much, Alessandra. So saluto la gente. Inizio a dirvi ciao, che non ho fatto da una settimana. Mi siete, anche se ho visto qualcuno, mi siete mancati. No, non lo so, mi piaceva questo contatto tutti i giorni. Anyway, Alessandra Zotti was here at 2 o'clock, 2 ore prima. Prima, appena ho preparato il link, Alessandra, puff, magia. Hello, Alessandra, how are you? Hello, Rachel, how are you, my friend? Are you well? Hello, Sophia. Sophia e Ornella, this was another thing. It was nice to meet people. I met Ornella the other day. And so how are you? And Sophia, hello, Letizia. I saw you the other day. It was so nice to see you. Raphael is present. The last times I was watching you in the evening. I understand. I understand absolutely, Raphael. The weather is nice. Well, not yesterday, but the weather is nice. I completely understand. Vedo che tanti, tanti di voi guardate i video dopo la sera. Assolutamente, assolutamente. I hope you're well anyway, Raphael. Hello, Alex and Theo. I think we're going to be seeing each other tomorrow. I spoke with Sarah, and I'll tell you later. I'll tell you later the plan. Dopo vi dico il piano. Un po' di cose da farvi vedere prima. Chi c'è altro da salutare? Hello, Matteo Platini. How are you, my friend? I hope you're well. I hope everything is okay. Gilten, anche te. Non ho dimenticato l'Albania. Tutti i giorni ci penso. Spero che sta bene. You are good, Matteo. That's good to hear. Hello, Valentina. I tuoi biscotti, mamma mia, buoni. Veramente. Anche pasticcera fai. Bravissima. Thank you very much. It was lovely to see you. Hello, Clarissa. I think I'm seeing you tomorrow as well. Hello, Matteo Cortesan. I have a backstage from our day together on video di backstage, del nostro giorno, nostro pomeriggio insieme. Faccio vedere dopo. Who else is there? Emma Amanda, how are you? Are you good? You also gave me a delicious cake for your birthday. My God, you people want to make me fat. Good afternoon, Sarah. Bianca Damagino, yes, hello. How are you? I saw you last night on the stream with the teachers. Daniel, how are you, man? Ti pensavo oggi. Sto facendo il video della canzone, mettendo i vostri video insieme per chiudere questo tempo insieme. E Daniel, tu eri il primo di mandarmi il video con I'm a Confident Responsible sotto l'acqua. Allora ti ho pensato, mi sei venuto in mente, no? Quando stavi pulendo le mani, tu eri il primo di avere questa idea di copiarmi, no? Who else have we got? I hope you're well, Daniel. Anyway, and Alessia, I hope you're all well. Hello, Philip. How are you, my friend? Philippo. Yes, how are you doing, Philip? Hello, Matteo Leoni. Anche te, ieri sera, ho visto che stavi correndo dietro la mamma. I hope you're well. Hello, Bianca Bea. Anche te, ti ho visto sullo schermo.
durante la riunione ieri sera. Era così piacevole di vedervi in un altro contesto, era bellissimo. A very Italian context, no? Vedi come si riconosce tra i contesti. Here we can speak some English. In those contexts, we must speak Italian, you know? So, how are you, Bianca? I hope you are all well. And you, Marta. And Alessandra, yes, mi dice, yes. Hello, Eduardo. How are you doing, brother? I hope you're well. Non mi senti niente? Non dirmi così, ho parlato per. Ok. Yes, it was you, Bianca. Yes. Hello, Matteo da Busti. How are you doing, brother? E da tanto, Giulia Biro. Tua torta? Mamma mia, buona. Hello Frida, ho parlato con la tua mamma prima. Hello Emma, ho il tuo video oggi. Voglio fare vedere il video del backstage l'altro giorno. Yes. Francesco, mi senti adesso? Spero che Francesco e Anna state bene in casa Fabris. Cool. Ok, mi sentite? Allora, un po' di video da farvi vedere oggi. Mi metto le cuffie per one two per sentire anche con voi un po' di backstage, un po' di momenti. Uno che perché il video mi è arrivato un po' in ritardo, però ce l'abbiamo adesso e vi faccio vedere dov'è è qua. Ok, aspetta, condivido lo schermo e condivido questo con voi. Hello Michelle, hello Stella, ti ho visto stamattina. Hello Emma. Scusa, Giulia Iadivaia, state arrivando in tanti, bravi. Ah, siamo in 30 ancora. È la prima volta da un po', che non abbiamo così tutto il gruppo. Buongiorno a tutti! Scusa se non ho, se ho saltato i vostri nomi. Anyway, a video, a beautiful moment from the day we had together in San Marco. Check this out. Beautiful moment. I'll just share my screen with you guys. Ah, non mi senti? Ecco, non posso benissimo. Non posso aiutarti con la moto fuori, Francesco. Anyway, the video, check this out, guys. Beautiful work, Emma. Beautiful work. What a beautiful moment that was. And e conoscevi tutta la canzone. You say, I was so nervous. Yes, you were nervous, but you were confident. You knew the words. You know, you were confident.
You can sing in front of people. You have a beautiful voice. Bravissima. Excellent. Hello, Giulia. Hello. Posso venire? Sì, Gilten, ne parlo dopo, ok? Ne parlo della Villa Marazza dopo, ok? Dobbiamo parlare un po', ok? Hello, come sto? Io, Frida, sto bene? Sto bene, penso che ci vediamo domani. Ho parlato con la tua mamma prima, so, speriamo, speruma, ne parlo dopo, ok? Un po' di altri video che voglio spiegarvi cosa succedeva. So I want to explain what was happening and how I was working this week, come lavoravo io questa settimana, ok? Now, guarda questo. Questo era bellissimo. C'è Lisa, anche hey Lisa. Hey Lisa, sorry, sono distratto dei commenti, come sempre. Però mi piace così perché posso interagire con voi e non lo so, mi mancava questo contatto. Anyway, cosa facevamo? Cosa facevo? I was looking in here. Where is it? Yes. Check this out, guys. Check this out. This was so much fun. Where are we? I hope it's this one. No. No. Scusate. Sì, guarda. Eh sì, mi mancano questi corridoi così con la musica che facevamo sentire, no? Sono fatti, questi corridoi sono fatti per la musica così, armonia, questa bellezza per me. Bello vedere, vero Sara? Era bellissimo esserci e mi mancavate veramente. Sentivo le vostre voci e per quello che era facile, it was easy for me to say oh Matteo, oh you know, oh Frida, perché so dove vi mettete no, it was really cool, it was so cool. Now I also wanted to show you, now to explain something to you. So I went to Ameno the other day, sono andato ad Ameno l'altro giorno per incontrare Adele e Valentina, ok? Avete guardato l'episodio forse che ero su con anche ho incontrato un asino. I love donkeys. Donkeys are the coolest thing. Anyway, so yeah, I was up in Ameno and I saw Adele and Valentina. Now we were recording and I got some video later of a backstage. Where are we here? Yes. Here we go. So have a look at this. I just have to explain what happens, okay? Okay, you can see that I put the microphone there and the girls just... And the girls are just singing into the microphone, you know? And they're just singing the chorus. Okay, so that's the idea. You know, they just sing, and the girls just sang into the microphone. I recorded with the computer, and then I bring it home, lo porto a casa, e vi faccio vedere cosa faccio.
Do I need the mixer? Condivido questo perché ci stavo lavorando questi giorni, ok? And I want to share with you some of the instruments that I have added. I want to share with you some of the instruments that I have added. Okay, now, dov'è il mio altro schermo? Ecco, this one. So, devo farvi vedere anche questo. And go away, you. Cool. So, this is the vocal from that day in ameno. Questa è la voce di questo giorno in ameno. Vedete? Being me, ade, vale. Non so se vedete, se state guardando su un telefono, but it says being me, Adele e Valentina. Ok, ci ascoltiamo da solo. Learning by the magic of the natural light, dreaming of the day of the beautiful. Okay, so that was, as you saw, I was recording that vocal with Adele and Valentina. Okay, now this morning, questa mattina, ho incontrato Stella a casa sua, and she welcomed me to her home, and we sang the same song. So here's Stella's version. Faccio solo così, sì. Be me, you tonight, learning down the magical natural light, dreaming down the day of the beautiful sight. Ok, that's Stella. Now, cosa faccio? Metto la voce di Stella, che è qua, being me Stella, con la voce di Adele e Valentina, qua. Ok? Faccio solo, vi faccio sentire tutti e due. Me, new tonight, learning by the magic of the natural light, dreaming of the day of the beautiful sight, to get that together. When you hear a brand new day, a brand new fear. Ok, so io taglio. Vedete, è molto interessante che la parola, per esempio, confidence. Sentiamo un po' di ritornello insieme, con un po' di voci, altre voci. Anche quello dell'altro giorno, sabato, dove siete. Sì, vedete Matteo, Giada, Alessandra e Emma hanno cantato qua. E tutti insieme fa... Confident, responsible, reflective, innovative, engaged, human being, human being. Ok? So, è questo che faccio, taglio le voci, le metto insieme, e sembra che siete tutti insieme. It feels like you're all together. Posso mettere una voce a sinistra, un po' a destra, e sembra che siamo tutti insieme, ok? Just for the recording, ok? Now, I wanted to share some instruments with you. I've added this small thing because ho aggiunto questa piccola cosa per Edoardo Picozzi. Vi spiego esattamente cosa voglio dire, perché when we were writing the song, quando scrivevamo la canzone nella seconda B, siamo arrivati alla frase dancing to a melody, ok? And Edoardo ha suggerito, ma perché non facciamo una piccola melodia che si ferma la canzone, però una piccola melodia e balliamo un po'. And I thought, a beautiful idea. That's a really beautiful idea. But la canzone è appena iniziato, no? È proprio la seconda strofa. Non volevo rompere il ritmo, no? But ho trovato un modo per tenere, perché adoro aggiungere le idee, no? Fare una mischia di idee. E quella è la creazione per me, no? La creatività. So, listen to what I added. Check out this sound. I'll just do a solo. And you've got this. Okay, can you guess what instrument that is? Potete indovinare quale strumento è? Let's see. Do you remember? This is Eduardo's favorite instrument. Okay. What instrument would that be?
Vedo che si legge anche qua. Si legge cos'è. It's the clarinet. And this is Eduardo's favorite instrument, the clarinet. Okay? Now, sentiamo dove l'ho aggiunto nella canzone. Prima vi faccio sentire, ho aggiunto, I have added some guitars. Okay? So I let you hear. Hang on, non questo. Prima era questo, un po' per melodia. Okay, a nice guitar, nice melody, okay? I wanted something underneath that, qualcosa più ritmatico sotto. Clarinet, yes, it was the clarinet, yes. I wanted something stronger underneath, so I added a second guitar, as you can see here, which goes like this. More rhythm, no? Okay, che dà un aspetto folk, no? Chitarre così. And then I added some guitars just to keep the rhythm. Okay, more solid guitars. Listen. Okay, that's the guitars, yes. Okay, now that's just rhythm, really. That's a rhythm guitar. So it stays on the rhythm. It stays on the drums. You know, this is like the lesson. But the way all different ideas build this big thing, you know, there was the voice of Valentina, the voice of Stella, the second guitar. You know what I mean? This all builds levels to our project, you know, and it's everybody's ideas. I love it. Anyway. So, and I also added this cool sound. Check this out. I think it's just a really happy sound. Check it out. Check out these. These are cool. Okay, tubular bells, they're called. Okay, Tubular Bells. C'è un bellissimo album from Mike Oldfield che si chiama Tubular Bells. Un bellissimo album, è un po' un viaggio e poi alla fine arriva su questi Tubular Bells e l'album si chiama così. Se avete voglia di ascoltare durante l'estate, immagino che si trova. I'd say if you can find it on Spotify or on YouTube. Mike Oldfield, Tubular Bells. It's really practice in listening, you know, finding different noises and different sounds. Trovare suoni diversi e strumenti diversi, no? Tubular bells. So now let's listen to everything together. Hello, Yolanda. How are you? Good to see you. Bit of news at the end, Yolanda. Stick around. So let's listen to everything together with the voices that I have and the new instruments that I've added, okay? Spero che siete d'accordo. E faccio sentire da qua. Boom. E vi faccio vedere cosa succede. Così. No, perché non vuoi andare. Here we go. Check out the bell. Beanweed, swinging on a branch on the family tree. Screaming songs and dancing to a melody. Together forever. Beanweed, living in the natural society. Learning about the magic of reality. Tomorrow the rest. I'm a confident, responsible, ready, innovative, 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 innovative,
Pretty cool, huh? Pretty damn cool, huh? I really like it. I really like it. There's good energy. No? But I need more. Ho bisogno di più. Vi spiego. Ho bisogno di più voci, ragazzi. E per quello vi propongo. Now, we can't do an assemblamento. Assembramento. Okay? So, here's the plan. Domani pomeriggio. Tomorrow afternoon at 2 p.m. to 2:30 p.m., I'm going to set up a microphone. Set up, in phrasal verb, non so se organizzare, impostare, I don't know, to set up a microphone with the computer. And so if you'd like to come and sing, I would really like some more engaged kind of, and at the end, questi qua, ho bisogno di questi qua voci che fanno così. We. We. Sì, ha ragione tu. Being me. Be. No, più voci alla fine. Perché fa... Allora, solo questi pezzi qua e forse un aiutino per Valentina che fa... La seconda strofa, la quarta strofa, un po' da sola, sentiamo. Dove sei, Valentina? Qua. When you hear, a brand new day, a brand new fear, a brand new way, and then you just stop, and you're living off, and learning forever. Ok, solo questa strofa qua, ho bisogno di voi. Per dare, perché, ah sì, ho aggiunto anche questi archi sotto per dare un po' di emozione. Senti con le voci. Senti. No, so ho aggiunto anche questo e ecco Liverpool, ecco Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, running down the wing. So that's the plan, guys. Ditemi se avete capito il piano. Oh sì, dove? il parco della Villa Marazza, I think. Se va bene per tutti, penso che sia un po' centrale, però faccio così. Quando arrivate, vedete se c'è qualcuno che sta cantando già, stai un po' lontano, no? Se avete un frisbee, portatelo, così si può giocare, ma a distanza. So if you have a frisbee and you want to come, se avete un frisbee a casa e volete venire per cantare, venite e giochiamo, però in un po' di spazio. Cosa ne pensate come idea? Non voglio organizzare qualcosa, fare un, però solo per finire la canzone e darci un salutino. Cosa dite? È possibile? Sala?
Sala, oh Sala, sì, alla Villa Marazza. Quando arrivo lì, non so, mi metto su un panco all'aperto e potete passare, girare senza fare troppo la folla. Cosa dite? Avete voglia di fare così? Chi vuole cantare? Come io ho detto, tipo l'altro giorno, ho chiesto a Valentina e Adele chi vuole fare il solista. Adele non se la sentiva. Perfetto. Non tutti abbiamo voglia di abbiamo voglia di cantare il microfono. Non insisto. No, non è una prova. Scusate. Ah, ok, se volete, ci sarò domani e possiamo almeno farci un saluto prima dell'estate. Vedo dai numeri e anche come dicevo prima, I can see that you are watching more in the evening and I understand, capisco assolutamente, fa bello, vogliamo andare fuori, eravamo inchiusi per tanto e non vogliamo più essere davanti a un schermo, we don't want to be in front of a screen anymore, I understand, I completely understand. But that is why also I feel like the year comes to a natural end. L'anno scolastico arriva a un fine naturale, no? A natural end. And I think next Wednesday will be the last video. Okay, so maybe if we all come by and say hello tomorrow and we all take a video, then I can do a last, a last, yeah, we're great. You think? 100.000? Ti do 100.000 euro, no, 100.000 lire. Lire, se vieni domani, Matteo. Lire. Quanti valgono? 100 euro? 50 euro? Ah, bei tempi della lira! Anyway. Sì, ma Frida abbiamo già organizzato, no? Tu sicuro? No, perché ho veramente voglia della tua voce. Ti ricordi che hai cantato l'ultima volta? Esattamente così, Frida. It's the same thing like you. Yeah, 50 euro. Cool. Sì, Filippo, 50 pounds each. So, allora, se volete domani, studiate un po' le parole, ok? Get to know the words, especially of the fourth verse, il quarta strofa che fa. A brand new year, a brand new day. Forse ce l'ho qua. Guardiamo le parole subito. What do I call it? Ricer? Non so come l'ho chiamato neanche. Non lo so. Sembra di no. No, mi dispiace, non ce l'ho qua a portata di mano. Però fa a brand new year, a brand new day, a brand new fear, a brand new way. And when life is tough, we've more than enough learning forever. Ok? Learning forever, che è una frase di Giorgio Gay. Giorgio Gay ha scritto queste parole, no? Lui voleva. Allora sono contento anche perché Michelle ha fatto l'inizio della strofa, abbiamo fatto il mezzo insieme e poi Giorgio aveva già questo pronto. So, what do you think? Un miliardo vuoi? Chi sei? Yeah, but listen, you know what I mean? Anybody who wants to sing can sing. You know, if you don't want to sing, you just want to say hello. That's the plan. And again, I don't want to, non voglio dare fastidio a nessuna regolazione, qualcosa così, solo per darci un ciao, ci vediamo a settembre. Ok? So, se avete voglia di venire, alle 2, 2 e mezza sarò lì a montare il microfono. Sto lì per un'ora e mezza e poi vediamo. Ok? Is that good, guys? So I shall see you tomorrow per chi vuole. And yes, that's it.
fatemi sapere anche se vi va bene la musica, e ne parliamo domani, possiamo aggiungere altri strumenti se volete, ok? E ci vediamo domani. Thank you so much for your kind engagement. You're very good. Stay safe and peace to your homes. See you tomorrow. Bye.